Ti sto per presentare uno dei migliori giochi crypto play to earn per Android e iOS, ma anche per PC, Golden Bros. Eccoci qui sul sito di Golden Bros, un play to earn per mobile che però è possibile giocare anche da PC. Questo perché chi non ha dei cellulari comunque con prestazioni elevate potrà comunque giocare e partecipare a questo play to earn, free to play, volendo, anche dal proprio PC. Il gioco è un 3v3, molto simile a Titan Arena, quindi un brawl, però con meccaniche più semplici, tra virgolette, nella gestione dei personaggi. Però a me strategicamente piace davvero tanto. Le grafiche da paura, gli NFT da paura e il sistema di tokenomics da paura. Questa è la schermata principale, questo è il personaggio che ho, di cui ho anche gli NFT, e abbiamo comunque poche impostazioni. Giù in fondo c'è il menu ed è semplicissimo perché il camp sarà la nostra home page, dove tutto avviene, da dove si inizia a giocare, da dove si riscattano le chest giornaliere e via dicendo. Questi sono i personaggi. Ogni personaggio ha varie skin, vi faccio vedere quello che avete appena visto al centro. Questa è una delle skin che ho acquistato su Binance, una box, quindi mi è uscita. Se andiamo sulla selezione dei personaggi e poi su costume, possiamo inserire le varie skin dei personaggi. Questa è la skin base e questa è la skin NFT. Perché dobbiamo inserire gli NFT? Perché giocando con gli NFT attivi, un po' come avviene su Titan Arena, abbiamo la possibilità di guadagnare i token. Gli NFT, in base alla loro rarità, ci danno dei moltiplicatori delle vincite e in base alla loro rarità abbiamo delle daily battles, ovvero possiamo fare tot combattimenti al giorno. Al momento quelle che sono state acquistate sono le premium, SR, SSR, che è il rank, ci dà un bonus della vittoria per 4.33, 10 battaglie, una durabilità della skin totale di 150 game. Ogni volta che andiamo a vincere vinciamo gold. I frammenti per sbloccare queste chest, dove ci sono frammenti per livellare il personaggio, che vengono chiamati jeans, quindi non come i jeans che ci mettiamo ma geni. Per il sistema play to earn funziona così: ogni volta che perdiamo, se abbiamo un NFT, ci verrà dato un GBC. Quando vinciamo, in base al rank dove siamo, ci verranno dati tot GBC. Ad esempio, se siamo Iron, ci verranno dati 3 GBC, fino a 3.4 se siamo Diamante 4, ok? Quando perdiamo, qualsiasi rank siamo, prendiamo 1. Però, come avevamo detto, con gli NFT abbiamo un moltiplicatore, tant'è che, infatti, se ne vinciamo un game con un NFT premium andremo a prendere 4.33 per 3, quindi circa 13 GBC. Possiamo fare al massimo 10 partite al giorno, però se abbiamo più NFT possiamo fare 10 partite. Però è importante capire un po' come funzionano questi NFT, ovvero noi facciamo 10 game al giorno che ci vengono retribuiti, poi ne possiamo fare quanti ce ne pare, ok? Possiamo giocare anche gratis. Il costume ha in totale 150 usi, se non è classic. Il classic lo potremmo trovare anche in game se saliamo di rank, ok? Che ci permette comunque di guadagnare qualche GBC in maniera totalmente gratuita. Però se li acquistiamo, tutti quelli che andremo ad acquistare, questi non saranno possibili da trovare in maniera gratuita, acquistandoli avremo 150 usi. La cosa positiva è che una volta terminati 150 usi possiamo spendere GBC per ricaricare. Ogni volta che ricarichiamo perdiamo 20 dal max cap totale. Quindi, ad esempio, abbiamo 150 usi, lo ricarichiamo, ne avremo in futuro 130, poi un'altra volta che ricarichiamo 110 e via dicendo. Infatti, se andiamo a vedere il maximum recharge count, ci dice 7, perché 20 per 7 è 140, quindi rimaniamo con 10 usi. Una volta finiti quei 10 usi, la skin non potrà più essere usata, quindi noi diciamo porca miseria, abbiamo speso un sacco di soldi e poi alla fine butteremo
la skin? Beh, intanto se il valore di GBC sarà un valore buono, ci sarà la possibilità di guadagnare e quindi di rientrare della spesa, però chiaramente dipende molto dal costo del GBC. Costo del GBC che verrà comunque monitorato grazie a una tokenomic molto interessante, perché a differenza di Dead and Arena non potremo comprare le cose nello shop con USD. Utilizzeremo per un sacco di cose sempre GBC, quindi avrà sempre un valore. Una volta che abbiamo terminato tutte le ricariche, ok, dell'NFT, possiamo venderlo, quindi c'è un GB buyback dove, rivendendo il costume, avremo indietro dei vantaggi, però ancora non sappiamo quali saranno. Se per caso ci dovessero uscire due costumi uguali, semplicemente non avremo il doppio delle partite, ma il cap della skin verrà raddoppiato. Se volete una guida più approfondita e quindi ovviamente più lunga, fatemelo sapere nei commenti. Io aprirò comunque sul nostro Discord di Gilda Play to Earn Italia, trovi tutto linkato qui in descrizione, una sezione per Golden Bros, perché uno, dobbiamo crearci dei team tutti quanti insieme, perché purtroppo come in ogni gioco a team c'è il problema che tu magari loghi con la skin, ti fai una partita e la perdi perché uno sta FK. Quindi purtroppo ci sta a perdere, però capite bene che perdere perché ci sono due che non lo so, magari hanno problemi di connessione, problemi neurali, non lo so, però sembrano dei bot e i bot non ci sono perché non ci sono. Beh, ti dispiace perché praticamente ti bruci una partita dove potevi guadagnare. Quindi ci vediamo su Discord, fatemi sapere se vi interessa il gioco. Ciao.